Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere un nuovo liquido. Vai Birillo, esponicelo. Allora, Cherry Moon. Sì, sì. Liquidozzo della Dream Mod. Sta facendo dei liquidi sempre più intriganti, buoni. Abbiamo già assaggiato tanti liquidi buoni di questa marca. Liquido che ti fai da solo, aroma, aggiungi nella base e shakeri. Abbiamo usato una base della T-Svapo, da Cloud. Ora andiamo a fare la prova di questo liquidozzo preso da Svapo Caffè, ricordiamo. Marina di Carrara. Avenza. Molicciara. E la Spezia, andatelo a trovare il grande Cri. Vai Gabri, drippa. Questo sarebbe tipo un cioccolatino, non si può dire di che marca, con dentro la ciliegia e fuori il cioccolato. Abbiamo già detto troppo sul Gani e il Druga. Io sul Gani e l'Apocalypse. Cosa senti subito? Nocciola, liquore, ciliegia. Una cioccolata alla nocciola, si sente. Un cioccolato al latte con la ciliegia, si sente molto fuori, è liquorosa. Sì, l'unica cosa che non mi piace tanto è la ciliegia, che mi sembra un po' chimica, però nel complesso non è male, perché poi il cioccolato la va a coprire bene e anche il liquore ci sta. Un bel cremoso. Sì, mi piace molto la nocciola, il gusto di nocciola. Sì, sì. Buono. Buono. Che voto ci dai Gabri? A sto liquidozzo qui da Dream Mod. 7,5-8. 7,5-8 se lo piace. Sì. Calcolando che il liquido che ti fai da solo è tanta roba. Tanta roba. Sì. Buono, buono, buono. Allora, dalla taverna dello Svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo una pagina su Facebook e su Instagram. Veniteci a trovare. Ciao. Ciao.